Il mio rapporto con la Paolo Grassi comincia nel 1996. Renato Palazzi era andato via da un po' di tempo. In quel momento Gabriele Vacis sta facendo il saggio finale degli allievi che in quell'anno si diplomano. Io sono in grado di cominciare un'organizzazione di, prima di tutto, di pensieri e poi un'organizzazione anche di lavoro. Il canto del grillo. Eri tu che parlavi. Quando? Ora. Mentre scendevo. In tutto questo percorso si era poi inserita una faticosa operazione di trasferimento del Paolo Grassi dalla dipendenza al comune alla organizzazione in una struttura più complessa come quella della Fondazione Scuole Civiche. E venivo da una lunga esperienza in RAI che era cominciata nella direzione di un servizio di ricerca e sperimentazione che col teatro aveva avuto molto a che fare. Non ho mai pensato veramente a una scuola di teatro come un liceo. L'attenzione ai maestri italiani e stranieri. E il primo che io chiamai a questo incarico era Martin Wuttke, che è uno degli attori più importanti del teatro tedesco. Questa catena di membri e di vagine tenuta insieme da un nome fortuito che un re consolente concesse a un antenato sozzone. Vive ancora qualcosa che sta tra l'uomo e la bestia e senza volto. Ma le sue mani le vedo bene, artigli o zoccoli, quando mi strappa la seta dalle cosce e si getta su di me come terra su una bara. La sua violenza è la chiave che apre il mio cuore. Questa scuola è possedere una biblioteca, una mediateca di altissima rilevanza. Dentro c'è quasi tutto quello che può interessare uno studioso di teatro, molto materiale pressoché sconosciuto se non agli studiosi. Questa mediateca è aperta anche all'esterno, ma gli allievi ne hanno la possibilità di fruire continuamente e quando lo desiderano, questo è un altro
momento formativo molto importante. Questa scuola è certamente è un unicum. L'articolazione dell'insegnamento di questa, come dire, di questa importanza e di questa differenziazione insieme, collaborazione, come si diceva benissimo, non esiste praticamente da nessuna parte. Una delle ultime, degli ultimi corsi che è stato innovato è quello dei tecnici di palcoscenico, quindi c'è anche lì una, proprio il lavoro materiale della scena. C'è un quadro che è vero, si chiama I balli plastici, i miei balli plastici, che ha un aspetto, e noi abbiamo riprodotto in maniera tridimensionale, poi vedrete, questo tipo di quadro. Ovviamente non in maniera filologica, perché per farlo in maniera filologica avremmo avuto bisogno di molto più tempo. Thank you.